Qui siamo in un convegno interessante che mette insieme bici e vino all'inaugurazione di Settembre a Borgo, un borgo di libri, e li mette insieme. Io rappresento, diciamo, una delle due parti, perché tra l'altro con il mio libro In bici nei dintorni della Reggia di Caserta ho raccontato in 17 itinerari la nostra terra di lavoro, come si vede dalle due ruote, diciamo, i problemi che ci sono, le grandi potenzialità, le grandi bellezze paesaggistiche ed anche tanta parte dell'enogastronomia, a cominciare dal mondo del vino, che protegge tanti territori rurali e che tra l'altro ci dà la possibilità di avere un ettaro identitario. E nel grande libro del vino invece, poi del collega Renato Pedella, voglio dire, c'è una descrizione più tecnica ovviamente del mondo del vino italiano, non solo casertano eccetera, e di come le grandi cantine anche sono raccontate del nostro territorio in giro per l'Italia. Con il mio itinerario, tra l'altro, Caserta Vecchia, la stessa rassegna è pienamente raccontata. Pensiamo, questo è un itinerario straordinario che, partendo da Caserta lungo la strada delle frazioni, quindi Casolla, San Piero a Monte, si arriva a Caserta Vecchia, che è un po' l'esaltazione per ogni cicloturista, ed oggi anche la nuova fruizione della bici elettrica, per esempio, apre questo mondo a tantissimi, non solo sportivi, diciamo. Sì, sostanzialmente parliamo di vino. Io sono qui perché mi hanno invitato a presentare un libro che si chiama Il libro completo del vino, che è stato scritto anni fa da Giuseppe Sigheri, e me, per una serie di circostanze, la Di Agostini, che pubblica il vino, mi ha dato incarico 2 anni fa di curarne la 18ª edizione. Il libro è molto interessante, è un classico della enologia italiana, e io ho curato soprattutto la parte che riguarda i disciplinari, perché Sigheri fece questa parte interessante sull'identificazione di tutti i vini, quindi del territorio, partendo dalla denominazione di origine, il territorio dove veniva fatto il vino, il vitigno, e poi soprattutto quello che mi interessava a me, che sono sommelier della Fisar, l'abbinamento con il cibo.